Adoriamo te, Signore Gesù, perché ti fai riconoscere nello spezzare del pane, il pane eucaristico, che viene offerto a noi ogni volta che ci accostiamo al sacrificio dell'altare e alla Santa Comunione. Questo è il mio corpo, il sacrificio perfetto, gradito a Dio, offerto come espiazione per i nostri peccati e per la conversione dei cuori, perché possiamo ritrovare la pace nella casa del Padre. Anche se ti già abbiamo rincontrato sulla nostra strada verso l'Emaus del battesimo e la prima comunione, e dentro di noi ardeva il cuore durante le prime conversazioni nelle preghiere, oggi sentiamo di essere persi nel tempo buio e nelle sventure quotidiane. Abbiamo bisogno che si aprano i nostri occhi perché possiamo riconoscerti di nuovo presente nel mondo e in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di vedere e sentire con il nostro cuore che tu sei reale, che sei vivo e che ci ami. Per questo chiediamo di aprire la nostra mente alla comprensione delle scritture che contengono la tua parola e svelano il mistero della salvezza. Attraverso esse vogliamo comprendere il vero senso della tua incarnazione, sofferenza, morte e risurrezione, che sono l'opera di amore per noi, poveri peccatori, ma fiduciosi nella tua misericordia. Vogliamo avere personale esperienza d'incontro con te, risorto, a cui è stato dato ogni potere sulla terra e nei cieli. Manda, o Signore, il tuo Spirito Santo con i suoi 7 doni, perché possiamo con coraggio e con esattezza predicare a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Aumenta la nostra fede perché possiamo diventare i testimoni veritieri e autentici della tua risurrezione. Amen.